Fra 3 mesi si vota. Che cosa chiederebbe al nuovo sindaco? Qual è il suo desiderio? Al nuovo sindaco di Civitavecchia chiaro soltanto che nel mercato, adesso che è stato ristrutturato, vengano usate più leggi, venga usato rigore, sono stati fatti dei contratti giusto che vengano rispettate le misure e venga che modo nel parcheggio venga veramente controllato che il parcheggio vi siano le macchine, ci devono andare le macchine, ma non diciamo che posso dirti altri mezzi che non sono adeguati al parcheggio, insomma che vengano rispettate le regole, cose che puntualmente non vengono fatte. Io penso che di continuare su questa linea che hanno fatto fino adesso e se fosse un sindaco nuovo soprattutto di iniziare a potenziare il commercio cittadino, perché altrimenti rischiamo veramente che andiamo in recessione proprio come città. Quindi il suo desiderio è questo? Sì, di pensare un po' più al commercio locale, proprio quello dei negozi. Il mercato è fermo. Uno, mi piacerebbe che qualcuno si interessa al mercato, di tutto quello che c'è da fare, tutte le sistemazioni, tante cose, che c'è un abbandono generale. Poi una cosa che mi piacerebbe è che i negozi la domenica debbano stare chiusi, più controllo tanto dei vigili, carabinieri, finanza, tutto quello che c'è da mettere, il mercato deve camminare tranquilla, non si può vedere 30 persone che ti vengono a chiedere l'elemosina, se non gliela date sputino lì. Ah regà, io qui stiamo a lavorare noi, e non è facile.